trovate al consueto appuntamento con il Fatto del Giorno. Oggi torniamo su un tema già affrontato sabato scorso perché abbiamo visto che è importante, che interessa in questo caso la città di Comiso, ma non solo, tutti coloro che poi hanno a cuore il valore della natura, degli alberi, del verde pubblico, insomma di città ordinate anche in cui si possa vivere bene, perché appunto il valore del verde in una città è anche questo. In relazione alla vicenda di cui appunto ci siamo occupati alla fine della scorsa settimana, dell'abbattimento degli alberi dell'asilo comunale Don Bosco di Comiso. È una vicenda che, per quanto possa sembrare piccola, 20 alberi saranno abbattuti e comunque 20 sono tanti, e contiene degli elementi che attengono anche alla cura complessiva del bene comune che c'è in ogni città, in ogni organizzazione sociale e civile, appunto, che prende poi spazio e vive anche dentro una cornice politico-istituzionale come quella del comune. Perché questi alberi dovranno essere abbattuti quanto c'è una sentenza esecutiva emessa da un giudice, in questo caso il giudice di pace di Ragusa, che ha accolto una domanda presentata da un privato, la proprietaria di un terreno attiguo e contiguo con questo asilo comunale, alla quale evidentemente questi alberi danno fastidio. Danno fastidio perché i rami di questi alberi, siamo già ad un'altezza considerevole, per un metro o forse qualche metro, fuoriescono dallo spazio dell'asilo comunale e quindi disturbano, come dire, lo spazio aereo che è soprastante a questo terreno che è adibito a parcheggio. Sembra una vicenda incredibile, nel senso che secondo doti, come dire, di buonsenso, insomma, di interpretazione della realtà corrente, ecco, c'è una sproporzione enorme tra il legittimo interesse di qualcuno, in questo caso della proprietaria, e la soluzione addirittura imposta da un giudice è ormai indiscutibile, perché appunto i gradi di giudizio si sono esauriti nel primo, in quanto quel provvedimento, quella decisione, quella sentenza non furono appellati, in questo caso dalla controparte che era il comune. E allora ovviamente anche la domanda che qualunque cittadino si pone è: ma perché tutto questo? Perché si è arrivati a questo? Di chi è la colpa dal punto di vista di ciò che il comune non ha fatto o ha fatto male per evitare questo tipo di estrema ratio? Bene, noi ne abbiamo parlato sabato scorso con l'assessore al bilancio e agli affari legali del comune di Comiso in carica, Manuela Pepi, quindi esponente dell'amministrazione che si è insediata circa 3 mesi fa per effetto delle elezioni del giugno scorso. Adesso ne riparliamo con esponente in consiglio comunale attualmente di una delle liste di opposizione che però aveva un ruolo anche importante nell'amministrazione precedente. Grazie per essere con noi a Gaetano Gaglio, che era vice sindaco al bilancio, programmazione, patrimonio, lavori pubblici e servizi cimiteriali dell'amministrazione Spataro, adesso esponente della lista Spiga, lista di minoranza che sosteneva appunto il candidato Spataro che non è stato eletto per pochi voti, così ricordiamolo Sì, anche per la cronaca poco. rispetto appunto all'esito elettorale. Ma cominciamo da un dato, già abbiamo visto, così percepito anche da altre interviste, che c'è, come dire, una netta contrapposizione circa la spiegazione di questo fatto e l'attribuzione delle responsabilità tra le due amministrazioni. Ma per quanto sia possibile, cerchiamo di stare ai fatti. Perché si è arrivati a questo e come? Ma guarda, intanto grazie dell'invito, Angelo, salve a tutti quanti. Io ti confesso che non commetterò l'errore che si commette di solito, del solito rimpallo di responsabilità, per cui a seconda di come la si racconti, la colpa è di questo o di quell'altro. È chiaro che nessuna colpa può avere l'attuale amministrazione, quindi noi non diciamo assolutamente che né l'assessore Pepi né il sindaco abbiano alcun ruolo negativo da questo punto di vista nella vicenda. La polemica nasce perché l'attuale assessore Pepi, nella sua comunicazione alla città di questo vero e proprio sopruso, diciamo così, tra virgolette, attribuisce leggerezza e superficialità agli amministratori precedenti. È questo che un po' ha scatenato la polemica. Questo perché? Perché in realtà non c'è nessuna responsabilità neanche degli amministratori precedenti. Semplicemente la proprietaria dell'area ha purtroppo giudiziariamente, diciamo così, ragione, ovvero gli alberi sono alberi ad alto fusto. Non sono stati piantati a una distanza corretta, cioè quella prevista dalla legge, dal confine dei due terreni, per cui la proprietaria, giustamente dal suo punto di vista, eccepisce che questi alberi devono essere non abbattuti,
non tagliati, ma devono essere riportati a quanto prevede la legge. Cosa prevede la legge? Che l'albero deve essere regolarizzato e, diciamo così, la sua altezza deve essere regolarizzata all'altezza del muro di cinta. Qual è il problema in questo caso? Che quando si andrà ad eseguire questa sentenza, la sentenza travalicherà l'intendimento del giudice, ovvero l'ufficiale giudiziario che farà regolarizzare, diciamo così, l'altezza delle piante ne determinerà la morte. Perché un albero di quel tipo tagliato ad 1,5 metri, che poi è l'altezza attuale del muro, muore. C'è anche la perizia botanica su questo, insomma, purtroppo, diciamo così, è un dato certo. Gli alberi non si possono spostare perché non sopravviverebbero all'operazione. Purtroppo opporre quel tipo di sentenza in realtà avrebbe costituito semplicemente una dilazione nel tempo e un costo aggiuntivo per i contribuenti, perché ricordo che quando amministriamo poi i soldi mica sono i nostri, insomma i soldi sono soldi pubblici. Quindi non c'erano chance di una sentenza noi diversa. Abbiamo sentito due avvocati, l'avvocato che aveva seguito la causa, l'avvocato che avrebbe dovuto patrocinare l'appello, entrambi con assoluto grado di certezza ci hanno detto che avremmo perso anche il grado successivo. Ora, si può anche tentare la resistenza temeraria, come si dice in questi casi, però è uno spreco di denaro. Poi dovresti andare a dimostrare che non hai fatto danno all'erario quando il giudice ti dice che è resistenza temeraria. Ci infilavamo in un ginepraio alla fine del quale comunque l'ente avrebbe perso il contenzioso giudiziario, a detta di tutti i legali che si sono occupati della vicenda. Esiste una soluzione e la soluzione è quella di acquisire l'area limitrofa, perché una volta che diventa area demaniale anche quella limitrofa, non c'è più la distanza. Un attimo, è importante, ora affrontiamo questo aspetto, ma appunto per esaurire quello precedente, a proposito di questo procedimento nel quale il Comune di Comiso è stato parte fino alla sentenza del primo grado, ha perso, ma per esempio tra le obiezioni che venivano fatte, perché non è stata utilizzata l'argomentazione dell'usucapione, visto che è facile provare che per oltre 20 anni la situazione sia stata questa? Allora, su questo, in realtà si dovrebbe dimostrare l'usucapione dell'area su cui insistono gli alberi. Su questo però non è materia dell'amministrazione comunale, è materia del legale che ha deciso quale linea difensiva intraprendere. Comiso non ha l'avvocatura come comune, si affida di volta in volta a legali incaricati. Ora, se l'amministratore deve entrare nel merito della scelta che utilizza il legale in difesa, apriamo una maglia su cui io confesso che noi come amministratori non siamo mai entrati. Mi rendo conto che magari un amministratore come Manuela, che è avvocato, quindi professionalmente può anche entrare nel merito della difesa dell'ente, magari ha qualche elemento in più. Però da questo a far discendere una responsabilità diretta degli amministratori ce ne passa. Ecco, sempre su questo terreno, così poi completiamo questo aspetto, viene poi eccepita addirittura una mancata costituzione in giudizio nel successivo procedimento dell'esecuzione, nel quale, dice in questo caso l'avvocato Pepe, ma diciamo è la posizione dell'attuale amministrazione, si sarebbe potuto ottenere qualcosa quantomeno sulle modalità appunto di esecuzione, perché come appunto veniva detto poc'anzi, probabilmente l'esecuzione andrà oltre, cioè la sentenza allora, del giudice, diciamo che in questo caso forse una presenza in giudizio avrebbe potuto ottenere modalità meno gravi, meno irreversibili. Diciamo che il dispositivo della sentenza parla di regolarizzazione dell'altezza degli alberi, che è quello che prevede la legge. Quindi qualunque tipo di ipotesi, di opposizione, costituzione, resistenze, alla fine va a scontrarsi con quello che prevede la legge. Questo purtroppo non ci risolve il problema. Le abbiamo tentate, studiate, siamo andati a consiglio con i legali. Tutto questo avrebbe semplicemente portato un solo risultato, quello di guadagnare un mese, due mesi, un po' di tempo, ma alla fine saremmo comunque arrivati allo stesso risultato. Esistono altre soluzioni per impedirlo e sono quelle che noi oggi, ad esempio in Consiglio Comunale e all'amministrazione, proporremo, anche perché io ci tengo a fare passare un principio. A noi non interessa dire che è colpa di Tizio, è colpa di Caio, che questa amministrazione non è in grado, non è questo lo spirito, a noi interessa collaborare. Non esiste soluzione di continuità quando si amministra un ente. Oggi ci sono io e arrivo a un certo punto, domani ci sei tu e continui da quel punto, magari cambiando anche direzione se pensi che la linea sia migliore. Ma fermare tutto e dire pazienza, ormai era colpa di quelli di prima, costituisce un errore grave. Noi abbiamo individuato una soluzione,
fare subentrare un fatto sopravvenuto che si può opporre all'ufficiale giudiziario sia adesso, domani, che nel momento in cui si presenterà per eseguire la sentenza e dichiarare immediatamente l'uso pubblico dell'area. Perché l'uso pubblico dell'area? Perché in realtà quest'area, la cui proprietaria eccepisce tutti i diritti che le derivano dalla legge, in realtà non è mai stata utilizzata dalla proprietaria. L'area è di fatto un parcheggio, utilizzato da anni da tutti quelli che non solo si recano all'asilo Don Bosco, che è la scuola oggetto della diatriba, ma che si recano anche nelle scuole limitrofe, perché lì è una zona che è frequentata tutta da genitori, allievi, insomma da docenti, e che utilizzano non soltanto come parcheggio, ma anche come strada di collegamento tra due arterie verticali, proprio questo terreno. Da anni questo terreno non è regentato, da anni è utilizzato dalle auto, da anni ha un uso pubblico. Ecco, dichiarare immediatamente, si può fare con un semplice provvedimento amministrativo, dichiarare la servitù pubblica dell'area e opporre questo fatto, cioè questo documento, all'ufficiale giudiziario, già immediatamente per questo sospende l'esecuzione. Nelle more poi dell'eventuale contestazione, quindi del procedimento, si può procedere all'esproprio, che però ha bisogno di copertura finanziaria, è un procedimento un po' più complesso. Aggiungo, l'area in questione è interessata da un vincolo sul piano regolatore generale per farci un parcheggio. Il rischio qual è? Il rischio è che oggi si consente l'esecuzione della sentenza, quindi con la morte di questi alberi, e domani la stessa proprietaria potrebbe imporre al comune l'acquisizione dell'area per la riproposizione del vincolo, quindi oltre al danno la beffa. L'area devi andarla a prendere comunque, nel frattempo ci hai rimesso gli alberi. Basta intervenire oggi, fare partire la procedura, bloccare l'ufficiale giudiziario e il problema è risolto. Ecco, se questa idea e questa proposta venissero perfettamente accolte e recepite dall'attuale amministrazione, ma siamo sicuri che sia sufficiente a impedire l'esecuzione? Intanto è sufficiente a impedire l'esecuzione, perché se tu fai opposizione all'esecuzione per un fatto sopravvenuto, comunque devi tornare dal giudice per l'esecuzione. Quindi comunque. E il fatto è sopravvenuto? E se domani fanno una delibera che dichiarano la servitù pubblica dell'area, è un fatto sopravvenuto successivamente al pronunciamento del giudice. Una delibera di giunta? Delibera di giunta. Su questo avete già avuto, come dire, un'interlocuzione? Allora, stamattina abbiamo perfezionato questa ipotesi, la andrò a discutere proprio con l'assessore Pepi, con il quale mi sono sentito in queste ore, e vedremo se riusciamo a utilizzare il Consiglio Comunale di oggi per fare una mozione consiliare che mi auguro all'unanimità impegni l'amministrazione. Questo non è un problema di destra, di sinistra, di maggioranza, di opposizione, è un problema di salvare una situazione che è molto importante. Ma a proposito di quello che veniva detto poc'anzi, no? Circa la destinazione a parcheggio di fatto da diversi anni, no? Ma così anche io metto in campo la curiosità, insomma, di chi magari non conosce direttamente uomini e cose di questo spazio, e mi chiedo, ma com'è possibile che una persona, la proprietaria, che abbia tranquillamente consentito, no, l'utilizzazione, come dire, pubblica di un suo bene privato, poi sia mossa da tanta inflessibilità, oserei dire anche una certa acredine nel contenzioso con il Comune per accampare questo disturbo proveniente dai rami che fuoriescono? Allora, io devo dire che la proprietaria ci ha avuto modo di interloquire nei miei anni di amministrazione. Non è che abbia una credine nei confronti del Comune. La proprietaria accampa i propri diritti. Ora, il Comune, se vuole quel terreno, lo deve pagare. Non lo può utilizzare come se niente fosse. In alcuni casi la proprietaria addirittura dimostra che alcune vie della città fanno parte dei suoi terreni. Però, ripeto, io sulla proprietaria, lei accampa un diritto che no, è suo. Ma questo è discutibile. Io volevo capire se questa duplicità di atteggiamenti. No, allora, il buon senso porterebbe. Può essere che magari lei si sarebbe aspettata che qualcuno in qualche modo, non so, se le dicesse grazie, le chiedesse il permesso perché quel terreno diventasse parcheggio. Sì, questo voglio dire. In realtà lei ogni tanto manda qualche lettera in cui dice: ah, non c'è la recinzione, ah, le macchine occupano. Casomai provvedete, insomma, ma non si è mai messa a recintarselo e ad impedire l'accesso, insomma. Bene, allora speriamo che questa
problematica possa andare a soluzione. In questo momento è solo un'aspettativa, sì, che noi lavoriamo un po' nel dibattito nel Consiglio Comunale ed eventuali atti amministrativi che dovessero concretare. E intanto, ecco, dopo 100 giorni, perché così siamo ai famosi 100 giorni di ogni nuova amministrazione, qual è il vostro pensiero? Ma io devo dire, noi stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa che traccia le linee dei primi 100 giorni. Intanto è un fatto straordinario che la facciamo prima noi, la conferenza sui 100 giorni. Di solito sono i sindaci che dopo 100 giorni fanno vedere cosa hanno fatto. Capisco il perché. Noi siamo partiti dal programma dei 100 giorni, perché il sindaco attuale aveva proprio pubblicizzato un programma dei suoi primi 100 giorni, prevedeva 4 punti fondamentali. Non è stato fatto neanche uno, alcuni sono stati annunciati ma non abbiamo nessun provvedimento. I 4 punti erano la revoca del progetto di finanza del cimitero, l'ho visto sui giornali che pare che ci sia un parere legale che suffraghi questo tipo di azione, mi sono recato a cercarlo, non l'ho trovato, gli uffici non ce l'hanno, quindi pare che ce l'abbia il sindaco, però ad oggi la delibera di revoca non c'è. E la seconda era la revoca di un provvedimento di efficientamento dell'energia sull'acqua, e anche questo non è stato fatto. La terza era la sostituzione del CDA dell'aeroporto di Soago per affidarlo a una gestione più competente, non è stato fatto. Vabbè, la quarta era abbassiamo le tasse, puoi immaginare tranquillamente che ovviamente non è stato fatto. Per quanto riguarda il tema cimitero, visto che ha un po' arrovellato anche il dibattito elettorale proprio quasi verso la chiusura, perché insomma vennero in rilievo alcuni elementi che in quel momento appunto infiammarono questo dibattito. Vabbè, il fatto che non sia stato fatto, probabilmente, visto che è anche annunciato, comporta solo, come dire, uno slittamento oltre i 100 giorni, no? Ma nel merito bisogna vedere, perché nel merito la problematica perché è complessa, perché non si tratta solo di una decisione politica, perché è legittima, uno può scegliere un altro strumento. Devo dire che loro non hanno scelto un altro strumento, ovvero il cimitero di Comi si è esaurito, non ci sono posti, quella era una soluzione, potrebbe essercene qualcun'altra, loro non indicano qual è l'altra soluzione, si limitano a revocare quella senza dare nessuna direzione. È in atto un censimento straordinario che procurerà le solite 100-150 sepolture per galleggiare qualche mese, non si risolve il problema, quindi questo è già un problema. Secondo, siamo in presenza non di un atto di indirizzo, siamo in presenza di una gara già celebrata con già un vincitore che viene revocata dopo l'aggiudicazione. Ora, già revocare una gara dopo che si sa il vincitore, diciamo che non è proprio una procedura trasparente, perché capirai, allora io posso revocare tutte le gare fino a quando non vince il tizio che dico io, ad esempio. Insomma, non è questo il caso, chiaramente, perché la decisione è di altro tipo, però intanto è una complicazione in più. Il soggetto che ha vinto può accampare dei diritti, certo. Quindi l'ente può rischiare di dover pagare dei risarcimenti. Il parere legale serve proprio a tutelare l'ente da questo punto di vista. Quando riusciremo a leggerlo saprò dire se si può fare o non si può fare, quindi più complicato che semplicemente una decisione politica. Ma allora quell'atto compiuto dalla precedente amministrazione allo scadere del suo mandato fu, come dire, oggetto di critiche. Oggi così, cercando allora, di ragionare... Allora in realtà quello del cimitero non fu alla fine del mandato. E l'atto che loro contestano a fine mandato fu altro, fu l'approvazione del bilancio, fu il progetto di finanza sulle pompe di sollevamento. Quello del cimitero risale a circa un annetto fa, addirittura è un bando che fu prima esitato, poi revocato su istanza di alcune categorie produttive particolari, fu modificato e ripubblicato. Per dirti che l'Urega ha già fatto in tempo ad aggiudicare la gara, vuol dire che è un atto che il termine per la consegna delle buste credo fosse il 15 dicembre, vado a tentoni, e l'aggiudicazione è di luglio dello scorso anno, e poi da luglio dello scorso anno che si sa che il vincitore, sono andate avanti le carte per la conferenza di servizi, quindi stiamo parlando di un atto che non risale agli ultimi mesi di amministrazione, risale proprio a un invece paio nell'ultima fase ci fu quello che riguarda appunto queste l'ultima pompe fase di il progetto, sollevamento le pompe di sollevamento, anche lì era un'approvazione tecnica di un progetto la cui utilità pubblica era stata dichiarata già precedentemente. Lì mi dispiace soltanto che in realtà un progetto di finanza che riguarda un investimento, cioè un sistema di controllo delle pompe fatto da un privato che poi gestisce quel tipo di impianto e di monitoraggio per X anni,
i pozzi restavano del comune, l'acqua restava del comune, le bollette le faceva il comune, non era una privatizzazione dell'acqua. Fu fatto passare, molto probabilmente per un errore di comunicazione anche nostro, insomma io non è che dico, fu fatto passare però come una privatizzazione dell'acqua stile Santa Croce Camerina per intenderci, in cui tutto il servizio idrico è appaltato all'esterno, ovviamente con una bugia strumentale. E poi però secondo me ha inciso poi sul risultato elettorale questo tipo di preoccupazione, insomma si disse che l'acqua sarebbe aumentata, in realtà avveniva l'esatto opposto, questo sistema di gestione abbassa di circa 250.000 euro il canone idrico, quindi in realtà l'acqua diminuisce. Sono cose tecniche che poi è difficile trasmetterle alla cittadinanza in poco tempo come quello di una campagna elettorale, però ripeto, insomma anche lì è più semplice, diciamo così, perché non c'è un vincitore, quindi insomma poi se si decide... Certo, bisognerebbe spiegare alla città perché si rinuncia a un risparmio di 250.000 euro l'anno. Sull'aeroporto, a parte questa notazione che veniva fatta circa il mancato No, noi siamo cambiamento, contenti, vuol dire che le scelte che avevamo fatto allora, vedremo se erano avverrà in buone. futuro oppure se non Erano avverrà buone. affatto, Io non questo lo credo, sapremo. insomma, Quindi, io non al di credo. là di questo, c'è un altro dato sull'aeroporto molto più importante, no? In questi 100 giorni o poco più, noi dobbiamo cercare di capire qual è stato il percorso e quindi dentro il quale sono avvenuti tanti fatti. E quindi possiamo idealmente collegare il momento in cui all'improvviso, ecco, si è sempre di questa pubblicazione del bando per l'affitto della gestione dell'aeroporto, a come stanno oggi le cose. Sappiamo quali sono i vari step che sono stati fatti, le prospettive più o meno fondate. Ecco, da questo Sì, punto di vista, qual è il vostro giudizio? allora fondamentalmente le decisioni che attengono alla strategia di superamento della crisi di liquidità di Soago difficilmente espongono alle critiche l'amministrazione comunale di Comiso per un motivo molto semplice: non decide l'amministrazione comunale di Comiso, non decidono i componenti del CDA che nomina il sindaco. Questo a onor del vero vale sia per quando c'era Spataro sindaco, sia ovviamente per Maria Rita Schembri sindaco. Non è che se le cose dovessero precipitare uno può andare in TV e dire Maria Rita Schembri ha fatto chiudere l'aeroporto di Comiso. Io sono leale su questo. In realtà la strategia la fa il socio di maggioranza, che è molto di maggioranza. Poco prima della campagna elettorale il socio di maggioranza individuò l'affitto del ramo d'azienda come soluzione utile a sostenere in un periodo limitato i costi di Soago, nell'attesa della liquidazione delle quote di Intersac, che è poi il socio, e nell'attesa poi che questi benetti bandi con le incentivazioni, quindi fondi ex INSI, CM, le Camere di Commercio e via dicendo, portassero quella linfa nuova per rimettere a regime l'aeroporto. Ovviamente si perse tempo per questo tipo di attività. Quando io sento dire non si poteva fare e il parere legale ha dimostrato che non si poteva fare, non è così. Semplicemente perso tempo, non era più conducente fare l'affitto del ramo d'azienda per un paio di mesi soltanto. Quindi anche qui il socio di maggioranza trovò un'altra soluzione, il prestito ponte, insomma, quello di cui si sta parlando in queste fasi, nell'attesa che c'è la liquidazione. Non è che c'è una responsabilità diretta di qualunque amministrazione che segue. Sì, tu puoi vigilare, ma poi alla fine la linea strategica l'ha detta il socio di maggioranza. Ecco, però questo socio di maggioranza oggi è muto, almeno per un po' di tempo, fino a quando non ci sarà questo avvicendamento, È insomma. muto in attesa che Intersac risolva il suo problema di proprietà. C'è il socio privato che ha la sua linea, c'è SAC che è l'altra componente maggioritaria, il 60% che ha la sua linea. SAC credo che abbia già presentato l'offerta per rilevare il 40% cioè tutto l'intero di Intersac, quindi molto probabilmente non appena si saprà chi è il nuovo proprietario di Intersac che è in liquidazione, immediatamente si sbloccherà la situazione e si procederà spediti. Bene, un'ultima domanda, siamo in conclusione. Il clima politico della dialettica tra maggioranza e opposizione in questi 100 giorni, qual è stato rispetto a come si manifestò nella patologia elettorale, diciamo così, insomma? Allora, guarda, dobbiamo distinguere sugli interlocutori. Noi abbiamo detto stamattina che questa amministrazione è un'amministrazione che nella migliore delle ipotesi è part-time, perché il sindaco continua comunque a lavorare, il vice sindaco è architetto, c'è lo studio, l'ingegnere Vittoria è ingegnere, c'è lo studio, il dottore Caggia ha i suoi mutuati da seguire, giustamente, l'unica che è sempre presente, che è sempre attiva, è Manuela Pepe, sempre al comune. Quindi fondamentalmente le interlocuzioni che noi abbiamo avute
sono con l'assessore al bilancio, anche per il tipo di provvedimenti, abbiamo visto il consuntivo, abbiamo visto le variazioni, gli altri non è che abbiano fatto nulla, diciamo così, quindi c'è anche stato poco da interloquire. Il clima è buono, nel senso che l'approccio è molto collaborativo. Il clima diventa un po' più surriscaldato quando l'amministrazione cede alla facile tentazione di risolvere il problema scaricando su chi c'era prima, insomma. Questi sono gli unici momenti in cui poi si alzano un po' i toni, insomma. Ma per il resto il clima è buono, insomma, abbiamo tutti a cuore l'interesse della città, c'è un elemento in più che favorisce questo. Essendo i consiglieri di opposizione, tutti ex amministratori, sappiamo quali sono le difficoltà in cui si è governato fino a qualche mese fa. Quindi io faccio un esempio banale, io non andrò mai a dire all'assessore Pepi perché non metti più soldi in questo, se io lo so che i soldi sono quelli che sono, insomma, quindi non capita come nelle altre città in cui si dice l'amministrazione deve spendere, non può spendere. Ecco, per quello che attiene alle funzioni e alle materie di competenza del Consiglio Comunale, quindi nel luogo del Consiglio Comunale, la dialettica tra i consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione, che poi in gran parte sono i precedenti amministratori, invece ecco qual è? Diciamo che tolto il teatro, che comunque c'è nella dialettica consiliare anche a beneficio di chi è là, fino ad ora non è che ci sia stato proprio grande possibilità di collaborare, se non per le parti che abbiamo stabilito noi, insomma il consuntivo, faccio un esempio, lo abbiamo votato all'unanimità, di solito ci si astiene sul consuntivo e attiene alla precedente amministrazione, ma uno mai si spinge fino a votarlo, noi lo abbiamo votato all'unanimità, però anche qui ti devo dire che dopo aver concordato questo in commissione, la maggioranza si è presentata con un emendamento incredibile, insomma, partorito non so se dall'esperto o non so da chi, in cui attraverso un emendamento al consuntivo si pretendeva di modificare il previsionale, una cosa che ovviamente non si poteva fare, una cosa che abbiamo ottenuto che venisse ritirata. Alla fine hanno ritirato l'emendamento e noi abbiamo votato tutti insieme il consuntivo. Ecco, se ci dessero un po' più di ascolto, ma non perché siamo più bravi, semplicemente per quel minimo di esperienza che uno ha maturato negli anni, forse riusciremmo anche a portare più risultati a casa, insomma, senza bisogno di restare prigionieri degli schieramenti. Bene, grazie a Gaetano Gaglio, ex vice sindaco nell'amministrazione Spadaro, attuale esponente in Consiglio Comunale della lista Spiga, con il quale abbiamo in ultimo parlato complessivamente dei temi amministrativi della città dopo circa 100 giorni di cariche di questa amministrazione, ma essendo partiti dal caso del giorno, che è anche questa città che vorrebbe fare qualcosa per evitare l'abbattimento degli alberi dell'asilo Don Bosco, e su questo tema ancora torneremo con Salvatore Angelieri, responsabile dell'associazione dei gruppi di ricerca ecologica. State con noi, solo qualche secondo di attesa. Quindi questo tema del rischio di abbattimento degli alberi, perché così dispone una sentenza ormai esecutiva che appunto sarà eseguita venerdì prossimo 2 novembre, coinvolge la città, molte persone si stanno mobilitando, al di là dello scontro politico che c'è sulle responsabilità tra l'attuale e la precedente amministrazione, ma proprio per capire anche lo spirito con cui i cittadini e diverse associazioni si stanno muovendo, abbiamo qui con noi Salvatore Angelieri, che è il responsabile dei gruppi di ricerca ecologica a Comiso. Voi cosa pensate di questo fatto? Beh, questo ormai è un fatto che è arrivato così a ciel sereno. La città non era stata preparata per questa cosa, insomma, è arrivato un fatto che noi non ci aspettavamo naturalmente. Questi alberi sono stati piantumati nel 1993
dai gruppi di ricerca ecologica, da Italia Nostra, Lega Ambiente, Fondo Siciliano per la Natura. Allora, nella consueta annualmente operazione che noi facciamo, che è la festa dell'albero, il 21 di novembre. E non ci aspettavamo tutto questo, non ci aspettavamo che un magistrato, anche se lo rispettiamo naturalmente quello che è stato fatto, un magistrato decidesse di capitozzare, così come è scritto nella sentenza, di capitozzare questi alberi e quindi di lasciare un asilo nella città di Comiso, un asilo dove ci sono dei bambini, dei ragazzi, senza alberi, spoglio così, senza niente. Ecco, a questo punto lei cosa pensa che si possa fare? C'è ancora una possibilità oppure dinanzi ad una sentenza esecutiva non si può più fare nulla? Beh, secondo me sono diverse cose che si potrebbero fare in questo momento. Quello di che la città sensibilizzi un po' di più, quello che può fare di più, ecco, è il proprietario del terreno, che naturalmente, siccome io sono convinto che alla fine accorciare, potare degli alberi che poi non danno tanto fastidio perché lì il terreno è previsto come parcheggio e quindi non... un po' di buonsenso, ecco, questo è quello che chiederei. Sì, lei sta dicendo qualcosa di logico, di ragionevole, però sulla base dei fatti precedenti è difficile immaginare che ci possa essere, come dire, un atto di generosità da parte di questa proprietaria, perché ha dimostrato in tutta la storia di questo procedimento, ma anche in altri contenziosi con il Comune, di avere una motivazione inflessibile nei confronti del Comune, per cui poi possiamo cambiare idea, per carità, però lei ha ragione, basterebbe potare i rami e invece incredibilmente questo giudice ha stabilito così perché pare che forse il Comune non si è difeso abbastanza. Lei che sensazione ha da questo punto di vista? Naturalmente il Comune, io penso che in qualsiasi cosa c'è il diritto di uso copione. Questi alberi sono stati piantati nel 1993, la causa mi pare che si è fatta da qualche anno fa, quindi se l'amministrazione passata alla quale si è presentato questo problema si sarebbe opposto a questo fatto, io penso che gli appigli giuridici, e ne non sono uno del settore, gli appigli giuridici penso che ci sono. Perché lei ha detto in tante altre cose, ce ne sono tanti, ci sono problemi. Una volta che insistono, già gli alberi sono stati piantumati, sono già oltre 20 anni, già, io penso che una diversa soluzione, potare, renderlo tipo a schiera, frangivento, siepe, cosa varia, si sarebbe potuto fare. Oltretutto questi alberi mi pare che sono dei cipressi, delle tuie, danno la possibilità di fare questo tipo di lavoro. Lei ha detto bene a proposito di questa argomentazione dell'usucapione, perché sono passati più di 20 anni, c'è peraltro una giurisprudenza consolidata sul fatto ho portato l'articolo di allora. Però c'è un problema forse ormai insormontabile, questo andava detto prima, cioè quando si è svolto il procedimento, prima che ci fosse una sentenza o prima che si decidesse di non appellare una sentenza. Ormai c'è solo un giudice che ha un solo compito e un solo dovere, fare eseguire quella sentenza. Questo è il problema. È un problema, non riusciamo a capire se ci sono degli interessi, se c'è stata la voglia di non fare niente su questo... Una persona che pensa male potrebbe pensare tante cose. Io spero che le cose siano andate così per negligenza, per aver preso la cosa così alla leggerezza. Ecco questo. Certo, si è detto anche che si potrebbe espropriare il terreno. Lei che ne pensa di questa ipotesi? Per pubblica utilità, il terreno è destinato a parcheggio, come ho sentito ultimamente. Si potrebbe espropriare il terreno, questa sarebbe una cosa, una soluzione, ma mi pare che la sentenza deve essere eseguita, arrivata a questo punto. La sentenza deve essere eseguita. E quindi qua non lo so chi si deve tirare indietro, la signora che è decisa a ma fare. Ma lei conosce la proprietaria? No. Personalmente non la conosco, l'ho vista l'altro giorno. Siccome lei appunto confidava sulla possibilità di convincerla, ecco, possibilmente ci sarà qualcuno, perché mi sa che la città in questo momento sta prendendo la posizione giusta, perché ho sentito tramite i social tante persone che si stanno, altri che mi hanno telefonato, dice ma voi che cosa fate? Ma noi cosa possiamo fare? Più che dire questo che non si deve fare, più...
eventualmente di fare un presidio, di cercare di convincere di più la signora, ma del resto mi sembra quasi... Allora, se non accadranno fatti nuovi da qui a venerdì, immaginiamo lo scenario venerdì mattina. Dalle ore 8 in poi potranno cominciare i lavori e fino al pomeriggio potranno essere eseguiti. Dobbiamo immaginare che si presenti l'ufficiale giudiziario, magari sarà presente pure l'interessata, la proprietaria. Ci sarà, come dire, la pubblica autorità che è incaricata di far eseguire questa sentenza. Probabilmente la città sarà presente con centinaia, chissà, io lo spero che la città persone. Sarà presente, e sono convinto che sarà presente. Voi come esponenti, ecco, di questo impegno ecologista, cosa farete? Sarete lì? Insomma, che cosa cercherete di fare? Per prima cosa, noi siamo cittadini italiani, dobbiamo rispettare le sentenze della magistratura in ogni caso. È naturale che cercheremo di convincere, ecco, ancora una volta la signora a ritornare sui suoi passi, magari a dare la possibilità, visto che proprio il terreno è destinato a parcheggio. Sarà una ripicca dalla signora forse per questo? Non lo so, non lo possiamo dire. Magari cercheremo di chiederglielo se sarà possibile, così magari avremo anche questo elemento di conoscenza. In conclusione, qual è la storia e l'impegno della vostra associazione nella città di Comiso? Noi abbiamo iniziato già nel 1988 la nostra associazione. Nel 1988 abbiamo partecipato alla Festa dell'Albero, allora indetta in tutta Italia, abbiamo piantumato 1 milione di alberi in collaborazione con l'assessorato agricoltura e foreste e cose varie. E ogni anno la nostra associazione già ha festeggiato sempre la Festa dell'Albero, per dare, abbiamo piantumato già diversi... Per esempio a Comiso, nell'ambito di questa iniziativa, Comiso, quanti alberi saranno stati piantumati? Abbiamo fatto sì. Qualcosa sia a Giarratana, abbiamo lavorato pure ad Acate, abbiamo lavorato anche a Ragusa. Mi ricordo quando abbiamo fatto 1 milione di alberi in due diversi istituti, abbiamo piantumato degli alberi, li abbiamo proprio regalati ai ragazzi che hanno distribuito e poi piantumato. Bene, complessivamente invece la coscienza ecologica della città, dei cittadini, insomma, è abbastanza elevata oppure bisogna fare molto ancora? Bisogna fare molto ancora. La coscienza dei cittadini, e si vede pure anche dal modo come trattano altre cose, insomma, oltre agli alberi, alcuni sensi, la villa comunale ad esempio, ho saputo di alcune cose che purtroppo di ragazzi, persone anche che non rispettano veramente quello che dovrebbero fare, il senso civico è un pochettino ancora da far crescere, noi è questo come associazione che stiamo cercando di fare. Il 21 di novembre di quest'anno già stiamo organizzando la Festa dell'Albero, piantumeremo degli alberi in una scuola di Comiso, sicuramente ritorneremo a Cava Porcaro, che è un nostro un punto di riferimento, perché noi stiamo lavorando da diversi anni su Cava Porcaro. Ricordo che quest'anno a marzo abbiamo scoperto una nuova catacomba assieme all'ispettorato forestale, assieme alla sovrintendenza. E comunque questa occasione, questo problema, diciamo, dell'abbattimento degli alberi potrebbe essere l'occasione anche per sensibilizzare persone magari fino a più indifferenti a questa causa. Sì. Questo è un, ma anche tanti ragazzi, anche tanti giovani che allora hanno piantumato questi alberi sui social, ecco, hanno scritto la loro, hanno detto, qualcuno che si è detto, ma come, io li ho piantati e ora adesso arriva una sentenza così e si possono fare. Questo è un cattivo messaggio comunque verso i giovani, questo che se saranno capitozzate, come dice la sentenza. Bene, grazie a Salvatore Angelieri, responsabile dell'Associazione Gruppi di Ricerca Ecologica di Comiso, grazie anche a Gaetano Gaglio, vice sindaco della precedente amministrazione alla quale è stata ricondotta questa vicenda, perché il procedimento giudiziario si è svolto quando era in carica la precedente amministrazione. Sabato scorso avevamo parlato anche con l'attuale assessore Manuela Pepi, con delega al bilancio e agli affari legali, per cercare di capire come sia potuto accadere tutto ciò e come si possa tentare una soluzione che non sia quella dell'abbattimento degli alberi. Grazie ancora a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con il Fatto del Giorno.